Festa della Liberazione in tutto il paese, ma a Castelvetrano, ex feudo del boss Matteo Messina Denaro, si celebra anche la liberazione dalla mafia. L'inviato Sergio De Nicola. Per noi significa rinnovare ancora una volta la liberazione che noi abbiamo vissuto a gennaio con l'arresto di Matteo Messina Denaro. Il primo 25 aprile senza Messina Denaro, un nome e una presenza che per 30 anni hanno fatto ombra su questa zona della Sicilia, soffocandola e umiliandola, grazie anche a complicità e connivenze non ancora del tutto svelate. E speriamo che possa realmente risorgere Castelvetrano e che questo senso di libertà faccia parte di ognuno di noi e venga veramente sentito da parte di tutti. La teca con i resti della quarta Savona 15, l'auto blindata del caposcorta di Giovanni Falcone, è qui, nel cuore di Castelvetrano, a testimoniare la ferocia della mafia ma anche la voglia di riscatto e di rinascita di un intero territorio. Mai più abbassare la testa, l'appello della vedova Montinaro. Andare avanti e dimostrare a tutti quanti che la mafia fa solo del male e che sono dei grandi criminali. La presenza del ministro dell'interno, di tanti sindaci e prefetti, dice che sì, lo Stato c'è, vuole continuare ad esserci, ma con a fianco una società civile meno indifferente e più impegnata a resistere contro soprusi e malaffare. La mafia è una dittatura a cui ribellarsi. In questo senso festeggiare il 25 aprile qui significa rigenerare l'insindacabile valore della liberazione.